Il feeling del pocket di oggi? Eccolo qua. Intanto ragazzi e ragazze, benvenuti e benvenuti su Gatsby Drums. Che cos'è Fill in the Pocket? Fill in the Pocket è una nuova rubrica di fill, ovviamente, di passaggi, in cui vi faccio vedere dei passaggi che potete mettervi subito in tasca, nel senso dei passaggi subito utilizzabili all'interno di canzoni, all'interno di brani inediti, all'interno di quello che volete. La cosa principale per me è darvi dei fill che potete utilizzare subito. Quindi il fill di oggi l'ho chiamato, perché darò anche dei nomi a questi fill, l'ho chiamato Paradiddle Party. Poi nei commenti potete scrivermi altri nomi divertenti di fill e in base a quel nome magari potrei andare a costruire un fill in the pocket apposito, e quindi scrivetemeli qui sotto nei commenti. Partiamo subito. Oggi vi spiego qual è l'iter per imparare questi fill in the pocket, dicendovi che qui sotto in descrizione avete il PDF con tutta la trascrizione. Ma facciamo così, mando la sigla che mi ero dimenticato e partiamo passo passo a vedere questo primo fill in the pocket. Allora, la prima cosa da fare per imparare un fill è capire la ritmica, cioè capire le note, anche solo su un pezzo, anche solo sul rullante, quali note dovremo suonare. Quindi in questo caso, dato che il fill che vi ho fatto sentire è questo, magari conto 1, 2, 3, 4. È importante capire quali sono queste note, quindi andandole a fare sul rullante avremo 1, 2, 3, 4. E queste sono le note, è la ritmica. Quindi avremo 4/16 sulla prima pulsazione e poi sulla seconda pulsazione 1/8 e 2/16. 3, 4. Successivamente, terza pulsazione, abbiamo 2/16 ottavo e infine quarta pulsazione 4/16. Quindi, prima pulsazione 4/16, ta 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 ta, seconda, 8/2, ta ta ta, terza, quella che abbiamo fatto ma al contrario, quindi 2/16 ottavo, ta ta ta, e infine quarta, 4/16, 3, 4. Pulsazione per pulsazione, prima pulsazione, seconda, terza e quarta. Tutto insieme. E la ritmica ce l'abbiamo. Quello che dovremo avere in testa sarà ta 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 ta. Adesso andiamo a spostare le mani. Allora, qui andiamo ad utilizzare il paradiddle, quindi uno dei rudimenti più famosi, uno dei rudimenti più importanti, per questo ho chiamato questo fill Paradiddle Party. E allora andiamo a spostare i primi 4/16 sul timpano facendo un paradiddle partendo con la mano forte, quindi destra, sinistra, destra, destra sul timpano. E successivamente il primo colpo della seconda pulsazione sul rullante, rimshot anche meglio, perché così avete più potenza. 3, 4. Poi dobbiamo andare a ripetere di nuovo la stessa cosa, perché la ritmica è ta 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 ta. Quindi la ritmica partirà un po' spostata, perché la seconda volta andrà a cominciare sul levare della seconda pulsazione, ta 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 ta, ma sarà la stessa cosa, quindi timpano, 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 rullante. Quindi facciamolo tutte e due le volte. 3, 4.
attenzione, quando fate il paladino sul timpano, al doppio colpo. Attenzione a non fare questo. Cioè suonare piano i due colpi, soprattutto in velocità, poi vedremo che sarà un po' difficile. Cercate di dare bene potenza ai due colpi. Infine, i quattro sedicesimi saranno con rullante, tom, timpano, timpano. Mettendo tutto insieme, 3, 4, quindi questo è il fill di oggi. Step dopo vado a darvi tre metronomi e ve li suono su tutti e tre i metronomi in base alla difficoltà. Quindi ci sarà sempre principiante, intermedio, avanzato. Bollino verde, bollino arancione, bollino rosso che troverete anche sul PDF scaricabile qui sotto. Quindi partiamo dal livello principiante, 60 di metronomo. Andiamo su adesso, andiamo su di metronomo 100 per il livello intermedio. Spingiamo ancora 40 di metronomo in più, 140 per il livello avanzato. Dai! Ok, molto bene, non sottovalutate, mi raccomando, la questione di farlo lento, anche se già suonate, fatelo lento per prendere bene i movimenti e per farlo nel modo migliore. Ricordatevi che la qualità vince sempre sulla quantità e in questo caso la quantità è la velocità, quindi meglio fatto bene che fatto veloce, ma un po' così. La cosa che vi darò in questa rubrica molto spesso sarà anche un'aggiunta in più rispetto al fill base, diciamo, il fill che vi ho fatto vedere. Quindi una piccola aggiunta in più che potrebbe appunto dare quella spezia in più al fill e farlo rotolare ancora meglio è aggiungere una cassa subito dopo i colpi di rullante. Quindi tu chi tu pa tu
tucchi tuttu patu, tucchi tuttu patu patu tuttu. In pratica la cassa va a riempire tutti i buchi. Dove ci sono delle pause andiamo a inserire una cassa. Quindi se il fill di prima era... Adesso diventerà... Molto bene, quindi questo è il Feeling the Pocket di oggi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto e soprattutto se vi piace questa nuova rubrica, questo nuovo format che da adesso in avanti continuerà qui sul canale. A me piace molto il fatto di dire ok, ci sono dei fill che mi piacciono, li faccio vedere, li spiego perché so che questi fill possono funzionare, possono essere utilizzati. Ovviamente però, oltre a far vedere i miei, mi piacerebbe che anche voi mi diceste: guarda, io ho fatto questo fill che mi piace un sacco, è fatto in questo modo, si può fare così, si può fare cosà. Scrivetemi qui sotto nei commenti, scrivetemi una mail a luca@gastiodrums.it e così almeno andiamo a condividere i fill miei e vostri. Con questo, ragazzi, io vi saluto qua. Vi ricordo che qui sotto in descrizione avete il PDF con la trascrizione, con tutti i vari BPM, velocità, con l'applicazione aggiuntiva, eccetera. Avete tutto quanto nel PDF e quindi, che dire, noi ci vediamo nel prossimo Feeling the Pocket. Ciao!